alla fine del secolo XIX, e senza sapere se era il decimo o il nono, quindi epoca di grande incertezza, il famoso chef Rubino Cirella, detto il buon diavolo, disse: datemi una pentola e vi solleverò il coperchio. Parafrasando l'originale datemi un'eva e vi solleverò Adamo, detta dal cognato di Archimede il giorno delle nozze con Etabeta, Rubino Cirella aprì una nuova era per l'arte culinaria. Per i palati più raffinati le ginocchia d'asino al ghiaino. Ricetta. Si fa lo sgambetto su una strada sterrata ad un mulo, molto meglio se è un asino. Lo si soccorre subito, ma invece che levargli il ghiaino dalle ginocchia si lascia. Piuttosto gli si segano le zampe, quello sì, facendo attenzione che non si perda il ghiaino, che verranno poi shakerate in un bidone della spazzatura o addirittura centrifugate. Ne uscirà un succo di calcio che servirà oltre che come fresca bevanda, anche come fresca bevanda. Parlando di dolci, infine, Rubino Cirella ci tramanda uno dei classici, la banana split. Forse una delle ricette più elementari, ma più importanti. Si prende una banana, si mette nella mano, non importa se destra o sinistra, e si stringe forte finché non si sente split. Al pari di questa prelibatezza e con sistemi più o meno simili, si possono preparare il cacco-ciac, la noce cricchi, il melone denghe e il cocomero boom. Tra le ricette più interessanti tramandateci nei secoli dei secoli, amen, ne vanno citate soprattutto tre. Le mezze maniche al basilico, le canotte in bianco, i bermudini col sugo di ragù sui pantaloni, le pertiche alla fasana, le spigole alle bernoccole, le tafane alla falana, le seppie doppie e altri prelibati slurpazzoni al bacio da far venire l'alluvione alla bocca. Ciò dimostra ineluttabilmente come in un metro di brodo ci siano più proteine che sganapine che in un litro di tagliatelle, dove invece ci sono più comedoni di destrosio che le vitamine alfabetiche, e ciò fa sì che ciò che fa cacciacacci che fa cacciacacciù.